La ragazza mette un manichino sul letto, per travestirsi e fingere che sia lei. La ragazza cerca di sgattaiolare fuori di casa, senza che nessuno se ne accorga. Finisce per spaventarsi quando vede la guardia di sicurezza. Chiede dove sta andando. La ragazza dice che non importa. Chiede di nuovo. Dice che esce e che il suo lavoro è prendersi cura di lei, non fare la babysitter. La guardia di sicurezza dice che il suo lavoro è sorvegliarla. La ragazza dice che capisce cosa vuole. La guardia giurata dice che vuole lavorare. La ragazza dice che sta cercando di attirare la sua attenzione. La guardia di sicurezza dice che non lo farebbe mai e apprezza il suo lavoro. La ragazza dice che non resterà così. La donna dice che ha bisogno di capire questa storia. Dice che non capisce. La ragazza dice di aver già detto tutto. Non capisce. Dice di averle parlato del loro figlio. E la donna dice che l'unica cosa che conta è che entrambi siano impegnati nella relazione. La figlia dice che la guardia di sicurezza sarà responsabile con lei. E lei lo chiama per parlare da solo. E la mamma dice di stare attenta. La guardia di sicurezza chiede cosa significa. La ragazza dice che l'ordine è di uscire. Chiede quale sia la storia di questo figlio. La ragazza gli dice di obbedire ai suoi ordini. La guardia di sicurezza dice che stanno andando a casa adesso. La porta nella stanza. La ragazza dice che il suo compito è proteggerla, non proibirle di uscire. Lei cerca di andarsene, ma lui non glielo permette. Dice che dal momento che mente sul fatto che loro due stanno insieme, ora possono renderlo vero. La ragazza dice che non farà nulla. Chiede se la ragazza è pazza per aver mentito a tutti. La donna appare e dice di sapere il motivo. La ragazza dice che non vuole una guardia del corpo, perché non ne ha bisogno. E la donna dice di aver sentito tutto. E la madre le chiede come ha il coraggio di fare una cosa simile a un lavoratore, e lei lavora con lui da anni. La ragazza dice che gli ha già detto che non ha bisogno di una guardia del corpo. La madre le chiede se è incinta. La ragazza dice di no. La donna dice all'uomo di stare spensierato, perché sa che non ha fatto nulla. La guardia giurata ringrazia. La donna dice che può andarsene. La figlia chiede perché sua madre è così. La donna le dice di abbassare la voce.
e se non rispetta i professionisti che assume, le verrà tolto tutto. La ragazza dice che va bene allora. E la madre dice che lo spera. E la ragazza si arrabbia. La ragazza dice che voleva parlare con la guardia giurata. L'uomo dice che non ha niente di cui parlarle. La ragazza dice che è venuta solo per scusarsi con la guardia di sicurezza. Dice che va bene, ma la sua relazione è solo professionale e non vuole contatti. La ragazza dice che sa di aver commesso un errore, e questo non succede. E dice che si è arrabbiata perché lui la ignora, e lo ha fatto per attirare la sua attenzione e niente più, perché le piace davvero. L'uomo, ascoltando, la tira e le dà un bacio. Lei chiede cos'è questo. E dice che piace anche a lui. E i due salgono in camera.